Erano partiti per una spedizione umanitaria per l'Etiopia lasciando le auto posteggiate in via Vivaldi a San Lazzaro di Fano e come hanno raccontato ieri ad occhio alla notizia durante la loro assenza è stata emessa un'ordinanza di divieto di sosta proprio in quella zona in occasione della partita disputata tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese. Al signor Giovanni che aveva parcheggiato lungo quella strada prima di partire mentre era all'estero gli hanno rimosso l'auto col carro Mia moglie è stata avvertita nella mattinata che c'era questa ordinanza e quindi la macchina doveva essere spostata, ma mia moglie non guidando e quindi non sapendo neanche dove erano le chiavi della macchina, io scendo via, ha detto guarda io non, non posso fare niente, va bene allora noi preleviamo la vettura, alla sera della domenica si è dovuta recare al comando dei vigili urbani, pagare 135 euro di eh, prelevamento, il costo del prelevamento, nonostante lei avesse detto guardi che mio marito è fuori da una settimana e torna la settimana dopo per un volo umanitario. Ma ecco come si sono svolti i fatti, secondo la versione del capitano della polizia municipale di Fano Nazzareno Livi. L'ordinanza a quando risale? Risale al martedì precedente, che era il 3 di febbraio, per la manifestazione dell'otto. Avete effettuato anche un lavoro di prevenzione. È stato fatto un lavoro di prevenzione veramente capillare perché il pomeriggio prima di sabato sono stati suonati tutti i campanelli dei residenti della zona affinché questi potessero rimuovere la macchina prima che noi domenica mattina l'avremmo rimossa di nostra iniziativa. E c'è stata anche molta partecipazione da parte della gente perché è una zona dove ci sono circa 100 macchine in sosta e noi abbiamo risolto tutta la situazione rimuovendone un paio. Vi siete resi anche disponibili a spostare la macchina del signor Giovanni? Sì, tant'è che io personalmente ho chiamato a casa la signora e gli ho detto che ci sarebbero state delle persone disposte a spostare la macchina e portarla in una zona dove non avrebbe dato fastidio. La signora mi ha detto che non trovava le chiavi, l'ho richiamata poco più tardi spiegandole che purtroppo era inderogabile questa situazione e avremmo dovuto spostare l'auto perché anche noi prendiamo ordini, in questo caso era la questura che ci aveva chiesto di liberare tutta la zona adiacente allo stadio. A nome del comandante Giorgio Fuligno è intervenuto il suo vice Anna Rita Montagna. Si può anche sbagliare nel lavoro che si fa come in tutti i mestieri. A volte abbiamo sbagliato, ci siamo resi conto e siamo anche venuti incontro all'utenza per poi rimediare all'errore. Ma il più delle volte, volevamo anche dire a voi giornalisti, eh, vi invitiamo a voler sentire anche l'altra campana, perché è vero che c'è un dovere di cronaca che vi porta a comunicare la notizia così come vi viene trasmessa dall'utente. Però poi sentire anche come sono andati veramente i fatti è utile per la cittadinanza. Perché altrimenti così facendo si corre il rischio di non far credere più alla gente nelle istituzioni. Sembra che le istituzioni operino contro la cittadinanza, quando in realtà tutto l'impegno che noi ci mettiamo è per venire incontro alla gente, perché questo è il nostro ruolo.